Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche oggi riassunto velocissimo della 22esima giornata di Chinese League One 2024. Risultati interessanti, classifica che si muove leggermente sia in alto che in basso. La partita che analizzeremo è quella tra Wuxi Wugo e Guangzhou, che è finita 4-1 per il Guangzhou fuori casa. Guangzhou che si avvicina incredibilmente e in maniera molto aggressiva alla seconda posizione, attaccando il Dalian, che non viene da un periodo molto esaltante. Tra l'altro il Wuxi Wugo perde e manca lo slancio per riuscire a prendere, diciamo, più che altro avvicinarsi alla terz'ultima posizione, che varrebbe la salvezza. Quindi ecco la lights. Se invece questo contenuto, che presto tornerà in maniera normale, diciamo, ritorneremo a fare i tre spezzoni, i tre highlights più la classifica e i risultati. Quindi se vi piace mettete un mi piace, iscriviti al canale e alla prossima. Ecco gli highlights di Wuxi Wugo e Guangzhou. Alla prossima,开始了，ciao ciao! 最近三轮比赛是一胜一平一负，成绩还不错。这下球进了，开场短短的不到3分钟的时间，传球到后点，头锤破门。这次在后点的防守出现了纰漏，广州队这球瞄着后点传的。无锡无钩的状态也是越来越好了，现在两支球队的势头都是往上走。再来看啊，传起来，他是从后点插上。前点有一名队友呢，也吸引了防守队员的注意力。好球，斜传球漂亮。这次本尼亚洛斯，他作为一个进攻的发起者，在这个位置又接到队友的传球，扣一下可以射门了，漂亮，球进了。这一次进攻就是由他来发起的，贝尼亚洛萨。广州队丢球之后就地反抢，抢下来了。来到中路，这要打门，要低射，有没有补射？跟进射门，球进了。这次有没有越位的情况出现？没有。进球有效，九号的阿里格里亚，头球一领，好球啊！前点一漏，哎，这次这边空了，打门，皮球进了球网。30号白宇涛小将打进了赛季的第二粒进球。到场边主教练了啊！回头一看，贝尼亚罗萨人球分过倒三角打门，又有了第四粒进球，如约而至。吴永强替补登场建功。